Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa dal treno oggi di domenica 31 marzo. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Insomma, quello principale è forse quello sintetizzato. Oggi abbiamo i giornali cartacei da Repubblica che è sintetizzato molto bene con un titolo che devo dire: Repubblica riazzecca tutti, governo, prove di divorzio. Insomma, stanno tutti quanti a litigare all'interno del governo, in questo caso litigano sulla famiglia per il semplice motivo che ieri hanno bisticciato per l'ennesima volta Salvini e alcuni esponenti di questo governo, in particolare il sottosegretario Spadafora, perché Salvini ha detto invece di occuparsi degli sfigati, che saremo noi che siamo qua a Verona e che pensiamo che la famiglia tradizionale sia quella di papà, mamma e figlio, non genitore 1, genitore 2, beh, si occupasse dei 30.000 adozioni che sono ancora in lista d'attesa, cioè fate adottare questi bambini, che sembra la cosa fondamentale in un paese normale. E questo, ovviamente, ci sono pochi dubbi su quello che dice il ministro Salvini. Però a stretto giro gli risponde il premier Conte, che in genere non è molto aggressivo nelle sue risposte, ma questa volta lo è stato, perché dice studi, perché questa è roba che dipende dal suo ministro leghista Fontana e non già da Spadafora, il cui attenzione ai problemi dei gay e alla loro, diciamo, non discriminazione è nota. Insomma, stanno litigando come dei fabbri sulla famiglia, ma il senso non è come quello che dice oggi forse Fontana nel suo editoriale sul Corriere della Sera, non è tanto il motivo per il quale litigano, è la sostanza per cui questo governo sembra litigare ormai su tutto. Altra questione di giornata è stata l'assemblea per i 25 anni, sostanzialmente la celebrazione dei 25 anni di Forza Italia. Vabbè, insomma, il partito dice quello che ha sempre detto, più o meno: è ritornato Berlusconi, c'è Roncone che ne fa un retroscena sul suo vitalismo a una settimana da sostanzialmente una piccola operazione per ernia o alla sua glicemia 800. Questi sono tutti dettagli, ovviamente, sempre medici che hanno a che fare con il Cavaliere, ma la notizia della giornata non è tanto quella del Cavaliere che è in forma alla presentazione del partito di Forza Italia a Roma, ma alla rottura, direi, che mi sembra abbastanza a questo punto definitiva, con Toti, uno dei pochi governatori di Forza Italia nel centro-nord. Posto che Toti dice che il partito è diventato un partito senza libertà, sono necessarie le primarie, che ovviamente a Berlusconi non piacciono da sempre, è una cosa che si sa bene, e che il partito, dice in un paio di interviste che fa oggi sui giornali, Toti ormai è un partito di yes men. Altro tema di giornata, ve lo voglio segnalare perché è una cosa minore e secondo me è stupenda, e riguarda la Nuova Zelanda. Voi dite: ma che ve ne frega a voi, che te ne frega a te della Nuova Zelanda? Beh, un po' mi frega della Nuova Zelanda, perché la Nuova Zelanda è quel paese in cui, se non sbaglio, è avvenuto quell'eccidio del suprematista bianco, e siamo stati tutti contenti e favolosamente impressionati dal fatto che la sua premier donna si presentasse al funerale con il velo in testa. Questo sì che è un paese civile, che sarà tutti i ragazzi che ballavano le danze di locali per piangenti per quell'orribile crimine che è stato commesso, ovviamente, da quell'animale che ha iniziato a sparare come un pazzo all'interno delle moschee. Insomma, abbiamo raccontato quindi una Nuova Zelanda in cui c'era un pazzo che ammazzava, ma che era un paese di tolleranti, un paese, insomma, a cui noi dovremmo arrivare. E oggi io leggo Michele Farina sul gli esteri del Corriere della Sera, rifiutata dalla Nuova Zelanda perché ha la sindrome di Down. Bumicca, unica in famiglia senza visto, perché sono inaccettabili i suoi standard di salute. Allora, cosa succede? Una famiglia di Sri Lankesi, fatta da 5 persone, c'è qua la foto sul Corriere della Sera, è dal 1990 in Gran Bretagna. C'ha 3 figlie, di cui una con la sindrome di Down, e hanno vissuto in Inghilterra fino al 2014. Nel 2015 sono finite in Irlanda e poi stavano per trasferirsi in Nuova Zelanda perché hanno ricevuto un'offerta di lavoro da 150.000 euro. Quindi non è che vanno come profughi in Irlanda, andavano con un contratto di lavoro. Il contratto di lavoro però non è sufficiente perché nel paese nuovozelandese non vogliono persone che abbiano problemi di salute. È proprio stabilito dalla legge, non è che c'è un funzionario razzista, è proprio stabilito dalla legge. Allora, questo è il paese che noi abbiamo elogiato per quanto riguarda la sua capacità di affrontare i problemi, diciamo, dell'immigrazione. Insomma, noi, immaginatevi un po' voi, se noi non si accettasse un immigrato per suoi problemi di salute. Io, cioè, non ho, no, dopo il primo no del novembre scorso, un mese prima di
Nei giorni scorsi le autorità neozelandesi hanno rigettato l'ultimo appello dei genitori, cioè ne hanno fatti due di appelli, niente visto, perché Bumika non dimostra un accettabile standard di salute e per questo caricherebbe di costi significativi il sistema sanitario ed educativo nuovo zelandese. Avete capito? Questa è la Nuova Zelanda. Quando voi dite che l'Italia non è civile, che noi siamo fascisti, che Salvini è un razzista, che l'Italia sta diventando un paese insopportabile, pensate alla cazzo di Nuova Zelanda che non prende una bambina perché, nonostante la madre abbia un contratto da 150.000 euro, sapete perché non la prende? Non la prende perché questa bambina ha la sindrome di Down. Secondo me è una cosa allucinante, neanche Sparta. Tagliano i fondi per il premio Terzani, no? Tagliano i fondi per un premio letterario Terzani, lo fa a Udine, e Michele Serra prende in giro quelli che lo tagliano da tribù a tribù, visto che questo ormai è la dialettica nazionale. Cari sindici assessori leghisti, se invece di andare al bullying, chissà perché devono andare al bullying gli assessori leghisti, foste entrati qualche volta in libreria, ora potreste farvi un bel premietto o convegnuccio tutto vostro, senza essere costretti per esistere e passarvela da censori, spesso per giunto da censori sommari. Gli inquisitori almeno parlavano bene il latino. Ecco, la sostanza è che non si possono togliere fondi a Piamo Terzani perché sennò si è dei trinariciuti, si è dei censori, non c'è una questione ovviamente di bilancio pubblico, dobbiamo pagare soltanto i premi che ha deciso. E quindi se quei premi vengono annullati o vengono non diventano eterni per il comune di Udine, ci sarà Serra che ci spiegherà che siamo censori con l'anello al naso e dei minus abens. Tutti spiati, altra notizia di giornata, perché pensate un po' voi, un software usato dalle procure è entrato su un store di Google e quindi lo potevamo attraverso vari sistemi downloadare sui nostri telefonini, e in quella maniera facciamo arrivare un cavallo di Troia, un Trojans, sui nostri telefonini. Potevamo essere spiati dalle procure di tutto il mondo, ma anche dai privati di tutto il mondo, e pare che la società che facesse questa attività, che non ho ancora capito se è lecita o non lecita, fosse una ditta di Catanzaro. Poi oggi sui giornali, vi dico la verità, è comparsa una cosa che adesso la trovo incredibile. Cosa è successo, ragazzi? È successo che oggi sui giornali è comparsa una notizia che riguarda l'Airbnb, e cioè le tasse sugli affitti brevi. Il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa dicono che gli affitti brevi, quelli che fanno sostanzialmente sotto 30 giorni, la cedolare secca avrebbe portato un imponibile di 41 milioni di euro. La cedolare secca 41 milioni di euro, il che vuol dire che ci sarebbero state solo 7.000 persone a pagare la cedolare secca per gli affitti brevi. Chiaramente non è una cosa fattibile, tutti hanno questi Airbnb, tutti fanno gli affitti brevi a Roma, a Milano, altro che forse 7.100 sono io le persone, e tutti i giornali dicono flop della cedolare secca sugli affitti brevi, solo 41 milioni di imponibile, eccetera. È un'ansa che è uscita ieri, che tutti i giornali pecoronescamente hanno appreso. Io invece mi sono andato a guardare perché mi sembrava una cosa incredibile, sarebbe un furto, un'evasione talmente conclamata che uno dice non è possibile, e vedo che cosa dice la Confedilizia. Si tratta di una notizia priva di qualsiasi fondamento, dice la Confedilizia, e se ne sono accorti immediatamente e hanno anche fatto una smentita che nessuno oggi ha preso sui giornali. Perché è sbagliata? Alcuni riferiscono della nota perché il danno ormai è fatto, ma proviamo a spiegare noi. I dati del Dipartimento della Finanza non mostrano alcun insuccesso della cedolare secca negli affitti brevi. 44 milioni di euro relativi al 2017, che sono relativi all'imponibile dei soli contratti stipulati da comodatari e sublocatari, cioè non riguardano tutti i contratti brevi, ma due piccole particolari tipologie: i comodatari, cioè quelli che ce l'hanno gratis, e i sublocatari. Quindi si tratta di piccole marginali questioni. Questo per cosa? Per dire che cosa? Che tutti i grandi giornali oggi dicono che c'è un flop della cedolare secca, dicono che c'è un'evasione mostruosa implicitamente in questi loro articoli, e non seguono quello che ieri la Confedilizia ha detto in maniera chiarissima, e che quel dato nasceva da una fake news, e questa fake news chi la faceva? L'ANSA, e tutti zitti e muti e se la sono ripresa, non prendendo la rettifica che faceva la Confedilizia. Loro potevano chiamare al Ministero delle Finanze e chiedere: è vera la rettifica della Confedilizia? No,
non l'hanno fatto. Questo semplicemente per dire quando le fake news non vengono fatte dalla rete, da internet, dai cattivoni, ma ANSA, Corriere, Stampa, Repubblica, come vedrete oggi su tutti quanti i giornali. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it per tutte le nuove informazioni sulla giornata.